Prima di iniziare ci tengo ad avvisarvi che questo video potrebbe contenere spoiler riguardo al secondo DLC che uscirà quest'anno, ovvero Azzardo Cosmico, che tratterà appunto la storia del Ramingo. Quindi se volete evitare ogni tipo di spoiler vi invito a chiudere il video. Per chi invece vuole continuare, buona visione. E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a parlare del Ramingo. Più precisamente di quella che è la sua storia e il suo ruolo in un'antica leggenda. Partiamo dal fatto che tutte le informazioni che sto per andare a rivelarvi sono tratte dalle leggende del trionfo e sono quindi informazioni completamente affidabili che ovviamente abbiamo interpretato. Ma iniziamo subito. Tutti i testi riguardanti il Ramingo all'interno delle leggende dei trionfi sono riflessioni di un ripudiato riguardo un Ramingo. Così vengono firmati. In questi viene detto che il Ramingo è a tutti gli effetti un guardiano, anche se per modo di dire. Per quale motivo? Perché lui è stato toccato dalla luce, possiede un aspetto, ma non copre il ruolo di guardiano, ovvero non difende l'ultima città. Infatti, sin da quando il Ramingo è resuscitato, il suo primo obiettivo è stato quello di costruire una nave in grado di andarsene via dal sistema solare. Così fece e iniziò a vagare per l'universo in cerca di un qualcosa. Questo però è accaduto secoli fa. Adesso il Ramingo, come possiamo vedere, è ritornato ed ha portato con sé questa strana roccia che trascina con la sua nave. Nelle leggende viene detto che né gli spettri né tantomeno i guardiani riescano a individuare di cosa sia fatta questa roccia né quale sia il suo scopo. Viene anche detto che questo è solo uno dei tanti manufatti che il Ramingo ha riportato dal suo giro per l'universo e che lui stesso lo chiama artefatto. Sa che si tratta di qualcosa di potente, ma non sa qual è la sua origine. Inoltre, in questa sua avventura, il Ramingo è riuscito a prendere il controllo di tecnologie di altre razze e combinarle tra loro. In questo modo è riuscito ad ottenere armi uniche che appunto riuniscono le caratteristiche di tutte le razze che conosciamo. Un'altra particolarità di questo misterioso personaggio è il fatto che possieda uno spazio all'interno del Regno Ascendente. Non un tronomondo, non così grande, ma comunque uno spazio con un piccolo esercito corrotto. Come possiamo notare infatti giocando all'azzardo, gli assedianti e il primordiale vengono generati da una piega corrotta che si trova in cielo e che a quanto pare porta direttamente a questo spiazzo nel regno ascendente. Viene anche fatta una descrizione di questi corrotti che sembrano essere diversi da quelli che conosciamo. Infatti vengono definiti come arrabbiati e affamati di luce. È anche detto che non si sa quale sia l'origine di questi corrotti, se siano delle rimanenze dell'esercito di Oryx, se addirittura creature corrotte da Savathun o altro ancora. È proprio grazie alla presenza dei corrotti che Azzardos è una modalità clandestina all'interno della torre. Possiamo infatti sentire nei dialoghi del Ramingo diverse raccomandazioni sul non proferirne parola con Shax e con l'avanguardia. Il personaggio del Ramingo quindi è avvolto da un'aria di mistero sin da quando questo è tornato in vita. Il suo stesso nome ci è sconosciuto e Ramingo è solamente un soprannome con cui questo si fa chiamare. Passiamo ora alla parte legata all'antica leggenda. Più precisamente sto parlando della leggenda dell'ultima parola e dell'Acureo, quindi di Jaren Ward e di Dredgen Yor. Per chi non conoscesse questa leggenda ve la riassumo in breve. Dredgen Yor era un grande guardiano che utilizzava la luce per proteggere la città e i suoi abitanti. Era famoso per portare sempre con sé una rosa che risplendeva a causa della sua luce molto potente. Man mano che il tempo avanzava però, Dredgen Yor iniziò ad avere paura della morte. E man mano che la sua paura cresceva, la sua rosa iniziava ad appassire. Questa paura divenne talmente grande che il guardiano tentò di sconfiggere la morte stessa. Per fare ciò, quando nella sua rosa rimasero solamente gli Aculei, il guardiano si recò sulla luna, sperimentando la magia dell'alveare. Nonché sterminandone una grandissima parte, riuscì a creare l'Aculeo, i cui proiettili sono i resti della sua rosa. Da questo momento in poi, Yor seminò il panico tra i guardiani, e alcuni si unirono anche a lui, brandendo delle repliche dell'Aculeo. Questo gruppo di fanatici venne chiamato Le Ombre. Un giorno però, Jaren Ward, un altro guardiano, dalla luce quasi potente quanto quella di Dredgen, insieme al suo allievo Shin Malfur, decide di porre fine alle sofferenze dei guardiani. Impugnò quindi l'ultima parola, altro cannone portatile molto famoso nella storia di Destiny, per andare a combattere contro Yor. Questo però fu sconfitto, e l'ultima parola venne impugnata da Shin Malfur, che con due colpi decisi riuscì a uccidere Dredgen Yor. Il mistero di questa leggenda sta nel fatto che questo guardiano malvagio non reagì minimamente ai proiettili di Malfur, e quindi si abbandonò alla morte.
Ci sarebbero tanti altri approfondimenti da fare su questa leggenda, ma al momento vorrei soffermarmi sul personaggio del Ramingo. Essenzialmente, in queste leggende, questo ripudiato parla del Ramingo, dice di non fidarsi di lui e che questo azzardo ha qualcosa da nascondere. Dopo che però questo gli rivelò la posizione di Callum, l'attuale capo delle ombre, fornendogli la possibilità di sconfiggerlo, il ripudiato propose un patto al Ramingo. Gli chiese quindi di esaltare il nome di Dragonyor all'interno della sua attività, quindi azzardo. Elemento che si nota dal titolo che appunto possiamo ottenere, chiamato appunto Dredgen. Il piano era quindi quello di ribaltare la leggenda e di far sembrare Dredgenyor l'eroe della storia. In questo modo le ombre in nome del loro maestro sarebbero uscite allo scoperto e questo ripudiato avrebbe potuto sconfiggere una volta per tutte. Arriviamo quindi alla conclusione finale, che ovviamente è solamente una nostra teoria, secondo il quale questo ripudiato altri non sia che Shin Malfur, l'allievo di Jaren Ward, intento a completare l'opera che il suo maestro iniziò. Queste sono le informazioni che siamo riusciti a ricavare dal gioco, quindi tutte le informazioni riguardanti il Ramingo. Attorno alla sua figura però è presente ancora un gran alone di mistero. Non sappiamo ancora per quale motivo, per esempio, si diresse subito all'infuori del sistema solare. Cosa sia questa strana roccia e cosa abbia incontrato nel suo viaggio. Ma probabilmente queste sono informazioni che scopriremo con Azzardo Cosmico, in cui potremmo forse vedere il ritorno dell'ultima parola e dell'Aculeo. Quindi ragazzi, io direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate e condividete il ritorno quelli che conoscete, che non conoscete, che c'è la trallissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook come ogni video. Vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! E io sono Gaul, e la tua luce è mia.